Ladies and gentlemen della magia youtubesca, ben giunti in questa seconda giornata di spoiler delle caverne perdute di Ixalan. Partiamo subito con la primissima figurilla di oggi. Attenzione, Poison Dart Frog, 2 mana, 1-1 Reach. Non un grande body. Tappa però aggiunge un mana di corso regolare interessante. Poison Dart Frog guadagna dettaccio fino alla fine del turno. E la madonna, fa 1,5 milioni di cose. Il Poison Dart Frog. Complimenti, dottor Dart Frog. Tenera come sparita questa rana. Sì, è tenerissima. Quegli occhioni lucidi. Pucciosa proprio. Gli verrebbe voglia di leccarla e drogarti, quindi. Sembra buona come carta. Secondo me sarà una buona carta. È che 1-1 è un body un po' di merda. Poco consistente il body. Però il fatto che possa prendere pure dettaccio all'occorrenza, quindi diventa un grande bloccante in late game. In early game acceleratore, late game grande bloccante anche per le volanti, capito? 1-1 dettaccio rich, ammazzi qualsiasi cosa, ti ammazzi Gold Span Dragon. Più è 4-5 dettaccio, 4 mana. Cioè voglio secondo dire, me, anche a... Secondo me è veramente forte, come comune è proprio forte. Oltec Cloud Guard, 4 mana 3-2 volare. Quando entra in gioco crea un artefatto gnomo 1-1 in colore, pedina. Quindi è 4 mana 3-2 volare più una pedina 1-1. Merda! Alle comuni lo sono dentro tutti OP. Questa è Simil Giulia. Questa è una candidata. Candidata a premio Nobel Giulia. Possiamo dirlo, possiamo assolutamente dirlo con assoluta tranquillità e certezza. Porca la merda. E questa first pick di Tocchi. Forte, sarà una comune molto, molto forte. Thrashing Brontodont, sempre non comune, l'ennesima ristampa. Probabilmente con il disegno più bello mai generato da Acqua di Rose per la figurina in questione. È un cazzo di dinosauro mastodontico, direi un brontodontico. Bello, molto bello, fortissima la carta. Grande body più disenchant all'occorrenza, una grande carta. Ottima non comune, premium, non comune premium. Ritorniamo in questo ciclo meraviglioso di carte illeggibili del Magic. Blood Letter of Aklatzoth si chiama la figurina in questione. Costa 3 mana neri e 1 in colore ed è una 2-4 volare. Quando un avversario sta per perdere punti vita durante il tuo turno però, perde il doppio di quei punti vita invece. Questo significa che anche se quando infliggiamo danno l'avversario perderà il doppio di quei punti vita che sta per perdere, l'inflizione del danno vale come perdita di punti vita. Quindi questo è 4 mana 2-4 volare. Quando attacca questo praticamente fa 4 danni, come se fosse 4 mana 4-4 volare. La cosa forte di questa carta è che tu la giochi, tutto quello che già hai a terra che attacca infligge il doppio del danno. È cattivissima questa. Mono nero aggro e ti tocchi le vergogne. Torbran nero. Ragazzi, questa è una grande carta, secondo me. Molto forte in strategia aggro. Certo, appunto, un po' come Torbran, il costo di mana è incredibilmente intensivo. Quindi questa è veramente carta da mono nero. Rakdos pure. Sì, volendo anche Rakdos, però insomma ci sono grandi... Pure, verendo pure Pentacolor, ci sono grandi limitazioni date dal costo di mana, insomma. Voi tre neri sono tanti, è intensivo assai. Però bello, raddoppiare la forza di tutto quello che è in gioco è incredibile, vedi. Un sacco di danni puoi fare. Forte, molto forte, secondo me, la carta. Con Shouldered non funziona perché dice solo durante il tuo turno. Credo che si giocherà questa carta. Comunque si proverà a giocare assolutamente. Il fatto è che costa 4 e quindi prende lo slot di Shouldered. Infatti devi giocarla, secondo me, in aggro, perché Shouldered è più forte. Non c'è dubbio che sia molto più forte Shouldered come creatura di per sé in generale. Questa va mirata proprio in un deck tanto aggressivo. Deve essere molto aggro il mazzo, altrimenti preferisci sempre Shouldered. Sinuous Bentisaur, 6 mana, 4-4, creatura dinosauro. Quando Sinuous Bentisaur entra in gioco, guarda le prime X carte del tuo grimorio, dove X è il numero di cave che controlli, più il numero di cave nel tuo cimitero. Tipo? No, non è caverna, è cava, credo sia cava, giusto? Vabbè, metti 2 di questa carta nella tua mano e il resto in fondo al grimorio in ordine casuale. Questo può pescare moltissimo. Se hai le caverne, le cave, le terre cave o le terre caverne, che dir si voglia. Se ce li hai in gioco o nel cimitero, può pescare veramente molto. Se mana 4-4 entra in gioco, pesca 2 carte. Merda, forte. Questo potrebbe essere il top di curva da mappazzone con le caverne. Sappiamo che le cave sono sia in colori che sia anima, non le abbiamo viste non comuni nella review precedente.
Abbiamo visto anche che sono delle terre comuni che entrano in gioco dappate, che danno mana di un singolo colore, che in late game si possono sacrificare per esplorare, se non erro. Quindi si potrebbe fare un bel mappazzone, cavo mappazzone, con Topo di Curva, Sinews, Bentisaur, che ti mette una mucca in gioco e ti rimpolpa la mano. Questa carta è molto buona nell'archetipo giusto, secondo me, lo vedremo. Secondo me questa sarà una delle nostre carte preferite. Preferito, qui lo dico, qui lo confermo. Vai. Speleologia, costo 3, incantesimo. Quando la speleologia entra nel campo di battaglia, pesca una carta. Poi puoi mettere sul campo di battaglia una carta terra dalla tua mano. Se metti una caverna sul campo di battaglia, in questo modo guadagni 4 punti vita. Le terre e i controlli entrano nel campo di battaglia stappate. Minchia, le caverne saranno... sarà una meccanica importantissima, bellissima, meravigliosa di questo limited. Io so già che sarà la mia meccanica preferita. Con pochissime carte spellerate, io già vi dico che questa sarà la mia assoluta meccanica preferita. È veramente forte questa. 3 mana peschi e rampi. Però dalla mano. Però guadagni 4. Merda, guadagnare 4 è tanto. E in più le terre entrano sempre stappate. Significa che tutte le cave che giocherai dopo, successivamente, non ti entreranno tappate, entreranno stappate. Quindi si annulla il malus della caverna. Ma è bellissima sta cazzo di comune. Mi tocco le vergogne con la speleologia, cazzarola. Bella, bella cazzo, bella, bellissima. Quindi Goa di Sciacallo è un 3 mana 3-2. E quando entra nel campo di battaglia, se ci sono 4 o più carte permanenti nel tuo cimitero, riprendi in mano una carta permanente bersaglio dal tuo cimitero. 3 mana 3-2 riprendi in mano permanente dal cimitero è veramente fortissima. Solo che 4 per discesa 4 è veramente tanto. Credo che la maggior parte delle volte questo sarà un 3 mana 3-2, quindi filler. Non ci credo molto nella meccanica discesa, onestamente, quando il numerino accanto alla keyword discesa è così elevato. Deep Trot Pilgrimage, incantesimo raro, uno blu in colore. Quando uno più merfolk non pedina che controlli vengono tappati, crea un merfolk pedina 1-1 con hexproof. Merda. Questa carta sembra forte, onestamente. Così a vederla improvvisamente sembra forte, eh? Quindi questo è in pratica il Bitter Blossom dei tritoni. Il problema è che devi attaccare. È soltanto una pedina per attacco complessivo. Secondo me questa è un bait. Sembra forte, ma non è. Sembra talco, ma non è! Ponte de Glyphes instable! Artefatto, costo 5. Quando la Stable Glyph Bridge entra in gioco, quindi si chiama Stable Glyph Bridge, entra in gioco, se l'hai lanciato, entrambi i giocatori scelgono una creatura con forza 2 o meno, controllata, insomma, da quei giocatori. Distruggi tutte le creature non scelte in questo modo. Quindi è una sorta di vratta questa. Una vratta che non vratta tutto, però, eh. E poi c'ha Craft with Artifact. Quindi con 5 mana poi questa vratta, semivratta, si trasforma in qualcos'altro. Vediamo in che cos'altro. Craftando con l'artefatto mettiamo in gioco una 5-3 volare con un effetto. L'effetto dice: quando un avversario lancia una magia durante il proprio turno, quel giocatore lì non può attaccare né te né i Planeswalker. Quindi se lanci una spell in main phase 1, io ho questa cosa a terra, non puoi attaccare. Ogni avversario che ha attaccato te o un Planeswalker che controlli in questo turno non può lanciare magie in questo turno. Ok, perfetto. Quindi praticamente questa è fortissima sta 5-3. Quindi questa 5-3 a terra tu devi decidere se attaccare o lanciare spell nel tuo turno. Cioè, se vuoi lanciare fulmine per spararmelo non puoi attaccare. Se vuoi attaccare non puoi lanciare nessuna spell. Minchia, bellissimo. Bella questa, molto figa questa meccanica, interessante. Vabbè, quindi è una sorta di vratta che poi si trasforma in un grusso. Credo sia abbastanza forte il limited, veramente forte il limited. Constructed secondo me no, perché tu vuoi sempre una vratta che svratta sul serio. Cioè, per ora abbiamo Landfall, che mi sembra troppo forte, onestamente. Aklatzoth, Deepest Betrayal, 5 mana 4-4, volare lifelink, un pipistrello dio. Possiamo dire sostanzialmente che è Batman. Quando Aklatzoth attacca, ogni avversario scarta una carta. Per ogni avversario che non può, tu peschi una carta, ok? Quindi attacchi l'avversario o scarta una carta oppure tu peschi una carta. Minchia, il grusso omicidiale mortale. Mitico, dai, è troppo forte per essere raro. Mitico, palesemente. Quando un avversario scarta una terra, crea un pipistrello. Strello, strello, pipistrello. Con volare 1-1. Quando esplode,
ritorna in gioco tappato e trasformato sotto il controllo del possessore. E la madonna, questa cosa è immortalis. Vediamo cosa diventas, il ragazzus. Tempio della morte. Tappa, aggiunge un mana nero. Con tre mana, tappa, trasforma il tempio della morte. Attiva soltanto se un giocatore ha uno o meno carte in mano e solo come stregonerie. Pure te stesso, quindi. Quindi sto coso poi ritorna di nuovo il 4-4 volare. E sembra molto forte questa carta. E sembra anche constructed playable, onestamente. Perché a differenza dell'altro Draghide mortale, quello rosso, che nel momento in cui entra in gioco non fa niente, te lo uccidono, è morto, è sepolto, ciao, addio, esploso. Questo, in realtà, quando esplode, torna come terra e poi forse ritorna in gioco di nuovo. Quindi penso sia una carta veramente molto forte in standard questa. Credo solo standard, perché comunque la carta è costosa. Però è proprio forte, eh. 5 mana, 4-4, volare, lifelink. Non ha rapidità, però è proprio forte la carta, cazzo. Bomba da limited pazzesca e secondo me sarà anche una bella bomba da standard. Questa carta secondo me sarà forte. 3 mana, 2-1, chierico vampiro. Battlecry. Attenzione, direttamente da Yu-Gi-Oh! No, da Hearthstone. Quando questa creatura attacca, ogni altra creatura attaccante guadagna più 1 più 0 fino alla fine del turno. Quando Sanguine Evangelist entra in gioco o muore, crea un ratto nero 1-1 con volare. Un black... un bat, non un rat. Un ratto volante, nonché un pipistrello. È un Batman! 3 mana, 2-1, metto Batman. E quando attacca, buffa tutto. Allora, questo in limited è un siluro pazzesco. Credo sia giocabile anche Constructed, una carta simile. Secondo me questo si può giocare assolutamente. Mi sembra una buona carta, non grido al capolavoro. Mi sembra una buona carta da standard e una carta molto forte in limited. Oriel World, Kinjali. 3 mana, 1-1. Danados Veces, andiamo a tradurre. Double Strike. Quindi 3 mana, 1-1, Double Strike... non comune, ok. Quando entra in gioco esplora. Ah, beh, questo è fortissimo, ragazzi. 3 mana 1-1 doppio attacco che fa explore quando entra in gioco è sicuramente molto buono. Può essere 3 mana 1-1 doppio attacco pesca quando entra in gioco, oppure 3 mana 2-2 doppio attacco fa scry, molto buono. Threefold Thunder Hulk. 7 mana. Quando entra in gioco con 3 segnalini, più 1 su di esso. Quando Threefold Thunder Hulk entra in gioco o attacca, è un numero di pupazzi 1-1, gnomi artefatto, pari alla sua forza. Merda, questo è auto win, tipo. Quindi metti 7 mana 3-3, più 3 pupazzi 1-1. Sacrifica un altro artefatto, metti un segnalino più 1 su Threefold Thunder Hulk. Costa troppo. Sì, perché non è come The Riskelion, non puoi sparare i segnalini poi in faccia all'avversario. Però fai 7 mana 3-3 più 3 pupazzi 1-1. Allora, in limited potrebbe potrebbe essere buona. Tutto sommato non è male. Non eccezionale, ma insomma. Mentre in Constructed è ovviamente orrido. Pressure of the Schism. 3 mana 2-4 detach. Quando il prete vampiride attacca il giocatore con più punti vita o pari a quello che ne ha di più, ma crea un vampiro 1-1 con lifelink. Vabbè, praticamente se il tuo avversario ha i due stessi punti vita o ne ha di più, quando attacchi caghi un pupazzo 1-1 lifelink, ok? Quando Preacher of the Schism attack, nel momento in cui tu invece hai più punti vita o pari a quello che ne ha di più, peschi una carta e perdi un punto vita. Quindi questo è 3 mana 2-4 ed è touch, che in base ai punti vita quando attacca o pesca o caga un pupazzo. Carino, tipo imbattibile, fortissimo, limited. Veramente molto forte il limited. Constructed mi sembra un po' lento. Top range, un allestimento abbastanza lussuoso, ma non troppo. Daimler lo è di più. 4 mana 3-4, Ward 2. Quando questa creatura attacca, ogni creatura buffata ti buffa ulteriormente in base al suo buff già accumulato su di essa. Mi fa schifo. Punto. Mischievus Pup. E mana 3-1. Il doggo. Quando entra in gioco, fai tornare fino a un altro permanente bersaglio che controlli nella propria mano. Quindi è 3 mana 3-1 flash che ti rimbalzi un pezzo. Quindi ti salvi la creatura che sta per morire e cose del genere. Ed è un 3 mana 3-1 flash con un cazzo in bocca. Che cazzo ha in bocca? Filler. Direi un filler. Filler assoluto, filler. Caruccio, ma niente di che. 3 mana, 3-3, vincolo. Quando attacca crea un tesoro. E fa crew 1 questo.
Quindi un 3 mana 3-3 che caga tesori quando attacca. E gli veicoli in generale non sono granché forti, a meno che non fanno un bel valore quando entrano in gioco. Questo tipo Esiga Chariot, appunto. Non mi sembra un granchio, onestamente. Bruttina, filler direi. Parano 1. Quando Skullcap Snail entra in gioco, un avversario esila una carta dalla propria mano. Fortissimo questo. Ti tocchi questa figurina. Fungus Snail. Tra l'altro è anche un fungus. Tanta roba il fatto che sia anche un fungus. Forte. Credo che sarà sicuramente una carta molto giocata in Limited. Secondo me sarà veramente un bel pick. Una delle migliori comuni, credo, creature del nero. Molto forte la carta, indubbiamente. Poi il fatto che esili e che non scarti è tanta roba. Grande disegno. Mi ricorda tanto Masters of the Universe, il veicolo dinosauro scheletrico a mille zampe che portava tutta la nostra meravigliosa e costosissima, ormai distrutta, disciolta con il caldo, collezione di Masters. Solzorn Schrader 5,35. Ovviamente illeggibile figurina della magia. In realtà è Gold Fury Strider ed è un 3-5 Trample. Tappa due artefatti e o creature che controlli. La creatura avversario prende +2/+0 fino alla fine del turno. Attiva soltanto come sorcery questa abilità. Questo si può ingrussare tappando creature e o artefatti. Si ingrussa, ma lo fa su una creatura bersaglio. Questa è la cosa bella. Puoi buffare anche altre cose. Credo sia un filler, però non è male il fatto che puoi decidere anche cosa altro buffare, cioè all'occorrenza. Però il problema è che come sorcery fa schifo. Fosse stata la velocità instant era molto meglio. Come sorcery mi sembra alla fine un putridume filleroso. Ah, il planetario cromatico. Ristampa mitica della magia, no? E costa 7, un artefatto leggendario. Puoi spendere mana come se fosse di qualsiasi colore. Quindi le due terre danno mana di qualsiasi colore. Tappa, aggiungi 5 mana in colori. Tappa 5, tappa il planetario cromatico. Pesca una carta per ogni colore tra i permanenti che controlli. Vabbè, questa è un'ottima ristampa per il Commander. Mi sa che la carta vale anche qualcosa. È una carta abbastanza inutile sia per il Constructed che per il Limited. Dai, lo possiamo dire. Explorer's Cache. Artefatto a costa 1 verde, un incolore e una non comune. L'artefatto entra in gioco con due segnalini +1/+1 su di esso. Quando una creatura che controlli con un segnalino +1/+1 su di essa muore, metti un segnalino +1/+1 su Explorer Cache. Ok, quindi questa ha due segnalini +1/+1 addosso e in più fa da riserva di questi segnalini +1/+1 quando creature con segnalini +1/+1 esplodono sotto il tuo controllo. Tappandolo, sposta un segnalino +1/+1 fra l'Explorer Cache su una creatura bersaglio. Attiva questa abilità soltanto come stregoneria. Quindi questo coso in pratica si distribuisce, dispensa segnalini +1/+1 tra le due creature. E quando queste ti esplodono, metti questi segnalini più, non tutti, ma un solo segnalino +1/+1 questo artefatto. Segnalini li mette solo come sorcery. Mi sembra una cagata, onestamente. Fa schifo sta carta. Oggettivamente è una merda. Perché di nuovo, velocità sorcery è qualcosa di putrido, inguardabile, scarso, inutile, insopportabile, oserei dire. Mazzalantly, The Great Door, costo 3, artefatto leggendario, pesca una carta, tappandolo scarta una carta. Tappa, trasforma Mazzalantly, la grande porta, attiva soltanto se ci sono 4 o più permanenti, tipi di permanenti tra le carte del tuo cimitero. È abbastanza semplice, diciamo, avere il numero di permanenti indicato nel cimitero se all'interno della carta in questione c'è un modo costante di metterli nel cimitero. Vediamo in cosa si trasforma. Tappa, aggiungi mana di un qualsiasi singolo colore, dove X è il numero di carte permanenti del tuo cimitero. Minghie, cazzata sta terra. Perché non la facciamo diretta così? Terra leggendaria, tappa, aggiungi mana in base al numero di permanenti del cimitero. E torniamo a farle queste carte rotte di Saga di Urza che non le facciamo mai più, cazzo. Ci mancano queste figurine, tutto questo trick e track per mettere una terra in gioco, dai. Su via, che vuoi che sia. Non mi sembra eccezionale la carta, onestamente. No, non direi. Anche il Limited non mi sembra un granché, onestamente. Mi sembra abbastanza orribilina, un po' everywhere. Andiamo avanti. Uno nero, un incolore. Artefatto leggendario. Sacrifica un altro artefatto o una creatura. Pesca una carta. Attiva soltanto come sorcery. Con due mana scarta una carta. Trasforma Tarrian's Journal. Ah, questo si trasforma facilmente. Cioè, basta che c'hai due mana, più tap, e trasformi subito il giornale. Quindi, sacrificando artefatti e creature, ti fa pescare carte. Purtroppo, come sorcery, che è sempre un malus allucinante. In cosa si trasforma? Con la seconda abilità. Tac.
The Tomb of Aklatsots. Quindi terra leggendaria cava. Attenzione, importante che sia una cave. Tappa da mana nero. Che bello il disegno. Guardano appunto gli interni di una piramide. Oppure tappa. Tu puoi lanciare una magia creatura dal tuo cimitero in questo turno. Te lo fai? Entra in gioco con un finality counter su di essa. Ed è un vampiro in aggiunta ai suoi altri tipi. Minchia. Bella questa. Sai che questa è forte sta carta? Mi piace? Cioè praticamente tu questo artefatto lo utilizzi sempre per pescare. Tu lo giochi, costa 2. E lo utilizzi sempre per pescare. Sempre. Sacrificando robe, artefatti. Fotti madre! Sacrifico creature. Pesco. Il problema è che sorcery, sì, quello è il casino. Il casino è che sorcery. Poi quando non hai più niente da sacrificare, non ti serve più, vuoi iniziare a fare valore, hai abbastanza mana accumulato per iniziare a lanciare le cose dal secchio. Allora a quel punto puoi trasformarlo e inizi a lanciare le cose dal secchio, le creature dal secchio, tappando semplicemente la tomba di Aklatsots. Mi sembra molto, molto bella questa carta. A scarti la tua mano. Scusi! Vabbè, se non hai carta in mano, scarti il nulla. Buona sostanza. Quindi, vabbè, in realtà non è detto che sia un contro il fatto che tu debba scartare la mano. E dici, tu devi scarta una carta, era un costo, nel senso tu devi scartare necessariamente una carta. Se qui non hai carta in mano, tu la puoi trasformare anche senza scartare un cazzo, attenzione. Quindi, sembra peggio, scarta la mano, però in alcuni casi è anche meglio. Tac. Onne Vogel, standarte. Che cazzo di lingua orrida è? Un artefatto a costo 3 che tappa ti dà mana di qualsiasi colore, è una non comune. Quindi crafta con uno o più permanenti con 5 mana di attivazione. La trasformazione è la seguente. Artefatto creatura, costrutto uccello che ha volare, cautela, rapidità. Attenzione. La forza di costituzione di questa figurina qua è uguale ai colori tra le carte che hai esiliato per trasformarlo, per craftarlo. Che è? Quindi massimo può essere 5-5. Ma che schifo. Tappa, aggiungi un mana per ogni colore tra le carte esiliate. Una delle carte più orribili che abbia mai visto in vita mia. Una delle cose più ingiocabili. Ma proprio schifosa questa carta, orrida. Praticamente funge da acceleratore di mana. Se non ti serve l'acceleratore di mana, più mana fix, non la giochi mai. E di solito non ti serve. Spoiler. Abbiamo finito per oggi, cari ladies and gentlemen della magia youtubesca. Dovete aspettare almeno un altro giorno se volete scoprire quali sono le ulteriori figurine di Acqua di Rose che presto entreranno all'interno dei vostri raccoglitori, dei vostri mazzi e che faranno fuoriuscire ovviamente le vostre banconote dal vostro portafogli.